Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle. Riprendiamo ed iniziamo con una domanda e poi durante la giornata, se riesco, realizzo anche un altro interattivo. Vi ricordo sempre che questo mega zoom è solo per darvi una risoluzione migliore e una messa a fuoco decente. Quest'oggi utilizziamo questo mazzo qui, che tra l'altro ha carte che hanno lettura sia al dritto che al rovescio, ve le mostro, quindi poi alla fine le lasceremo ovviamente per come si danno e non come le altre volte quando vi ricordo sempre che le carte le posiziono al dritto, però le interpreto effettivamente per il modo in cui si presentano. Allora, pensate ad una situazione che può riguardare l'amore, può riguardare il lavoro, gli affetti, la famiglia, gli amici, i problemi, quello che volete, perché le nostre carte, nuove carte che adesso andremo ad estrarre, ci daranno l'esito. Ovviamente ciascuno ha una storia differente, ciascuno in un momento diverso della sua storia, quindi una lettura unica dà sì delle indicazioni che possono essere utili per tanti, perché non sono la risposta in sé, ma un elemento che si aggiunge a degli elementi che già sono dentro di voi. Quindi la somma totale delle info che avrete darà risultato differente perché siete persone differenti, con situazioni differenti. Quindi sfumature di colore e di significato per quanto simili, non uguali. Quindi non preoccupatevi. Allora, innanzitutto selezioniamo le carte, le nove carte. Poi voglio dirvi una cosa. Dopodiché partiamo. 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, io vi ricordo sempre che qui sotto nell'info box ci sono gli estremi per contattarmi, tarocchiviaggioalchemico@gmail.com. Vi ringrazio per i super like perché sono un modo molto carino per sostenere il canale, ma vi ringrazio anche per tutte le volte che vi iscrivete al canale perché lo sostenete facendolo crescere. Per chi non vuole magari la notifica tutti i giorni dei video, non deve preoccuparsi. Iscriversi al canale e non cliccare la campanella vi permette di non avere le notifiche. Se invece volete le notifiche, dovete cliccare anche la campanella. Però io lo so che chi si trova bene con un canale lo va proprio a cercare. Quindi non sentitevi in dovere con me di cliccare tutte e due le cose. Però se vi iscrivete e non vi costa nulla, veramente, cioè è gradito a prescindere anche se ascoltate senza iscrivervi. Però fa piacere perché comunque è una soddisfazione. E questo canale lo abbiamo creato assieme, lo avete creato poi voi con me, fondamentalmente voi, perché è l'insieme delle vostre adesioni e questo mi rende davvero molto felice. E poi vi ricordo, ve l'ho già detto, no, l'indirizzo tarocchiviaggioalchemico@gmail.com a disposizione per i consulti personali. Io direi di iniziare, quindi focalizzate bene la vostra questione e andiamo a vedere con le nostre carte, eccoci, prosperità. Come sarà l'esito? Allora, sicuramente abbiamo un 4 come elemento e in questo caso i nostri 4 bastoni o comunque questa carta di prosperità ci parla di qualcosa che potrebbe giungere anche all'improvviso, nel senso che in modo veloce. Quindi forse avevate idea di tempistiche più lunghe, ma non perché arriva in modo veloce e imperfetto. Potrete costruire qualcosa di solido, stabile, concluso, chiuso, non ci sono aperture, disponendo al meglio gli elementi che avrete a disposizione. E è sicuramente una base solida. Rappresenta le fondamenta di qualcosa che può crescere perché la prosperità è un qualcosa che parla di abbondanza nell'oggi, però solitamente non è un'abbondanza fine a se stessa, è un po' l'abbondanza del seme che si fa albero, che ogni stagione porta ulteriore frutto, ulteriori semi, ulteriori alberi. Quindi vi ricordo anche che questa è una di quelle carte che invita ad avere la capacità poi di redistribuire qualcosina e mettere in circolo una prosperità che non può diminuire a se stessa, anche se messa in circolo, ma può solo che aumentare. Quindi io non lo so se stiamo parlando d'amore, è ovvio, se parliamo di coppia non è che mettete in circolo il vostro compagno o la vostra compagna, però la serenità e la gioia che non diventeranno mai un voler manifestare, guarda io come sono felice e tu come sei disgraziato, cioè magari verso un'altra persona che questa serenità nell'oggi ancora non l'ha.
Mi può mettere nella condizione di essere talmente rilassati su alcune preoccupazioni del futuro che per voi non sono più preoccupazioni, che il futuro lo potete un po' declinare anche per essere di amicizia, quindi di conforto, di affetto verso le persone care che quel tipo di sentimento ancora non lo hanno come coppia, ma lo possono avere dalle amicizie, dalla parentela. Cioè, ci sono vari gradi di amore. Quando non possiamo attingere alla fonte dell'amore romantico, passionale di qualcuno che ci completa, ecco, quella completezza in maniera anche un po' più diluita la si può avere come nutrimento dall'amicizia. Non siate quindi di braccine corte, assolutamente, perché qui rimaniamo nell'ambito di questa concretezza, ma sorge il dubbio della infedeltà. Quindi iniziamo e cerchiamo di comprendere meglio. Poi queste sono delle carte molto particolari, però abbiamo due chiodi. Questi due chiodi puntano in direzioni differenti, quasi a dire: ok, abbiamo costruito qualcosa di solido, che è iniziato nel migliore dei modi, che garantiva ad entrambi lavoro, coppia, famiglia, amicizia, solidità. Poi all'improvviso qualcosa si è spezzato e gli sguardi hanno iniziato a cercare orizzonti differenti. O abbiamo smesso di parlare dando per scontato il presente senza più impegnarci nel mantenere viva la fiamma di questo rapporto, di questa cooperazione, a tal punto che l'infedeltà non è tanto il fatto io ti ho tradito fisicamente. Nell'oggi ti potrebbe sembrare che un mio pensiero, che non va nella stessa direzione del tuo pensiero, rappresenti un tradimento delle aspettative e della fiducia. Però non è detto che uno dei due pensieri abbia un valore maggiore o rappresenti una possibilità preferibile all'altra. Quindi cerchiamo di comprendere se qui ciò che è mancato, potrebbe mancare, è proprio il dialogo, dove le versioni anche opposte delle proprie argomentazioni devono cercare non di seppellire l'altro e primeggiare, ma trovare quel punto d'incontro nel mezzo che tra tesi e antitesi alla sintesi, cioè una verità terza, frutto degli elementi validi dei due punti di vista. Però fino a quando non si parla e non si affronta, il rischio è solo di allontanarsi, poi un domani rendersi conto che avevate puntato tutto su qualcosa di molto positivo che è andato distrutto perché invece di aggregare avete disgregato. Quindi cosa sta accadendo e quale sarà l'esito di questa situazione? Rimaniamo proprio in questa zona di chiodi e bastoni. Allora, vediamo dove vi porterà questa situazione che comunque non rimane ferma, quindi ci sarà l'incontro, tra virgolette, scontro, questo cercare di quantomeno tirar fuori le motivazioni reciproche. Allora, questo è un crocevia, appunto le strade non vanno in parallelo, quindi non continuano ad andare per forza di inerzia né nella stessa direzione né senza il confronto prenderanno direzioni differenti. Allora, innanzitutto queste carte di bastoni ci danno dei movimenti piuttosto veloci e dei cambiamenti concreti, nonché degli interventi proprio pratici all'interno di questa storia. Quindi qualcuno qualcosa farà e se non si agisce in prima persona ci saranno proprio delle situazioni esterne che vi costringeranno a convergere. Ecco perché l'andare in parallelo si fa incrocio e in questo incrocio sarete chiamati a guardarvi negli occhi e ad affrontare un qualcosa che fino ad ora è stato un attimo lasciato così da parte. Quasi per esorcizzare il problema, se non lo affronto non esiste, no, non è così perché la vita vi ha portato necessariamente a parlare, quindi magari anche a discutere che cosa è successo. E niente, va bene, nonostante abbia mescolato il mazzo, i numeri siano ovviamente differenti perché mescolati, abbiamo beccato tutte carte di bastoni. Allora, fanciulle, in questo caso uno dei due cercherà di imporsi sull'altro che ha un carattere molto più remissivo e potrebbe effettivamente accogliere. Poi vediamo, magari aggiungiamo carte di un altro mazzo, anche se non di buon grado, la proposta di quello più forte, di quello più convincente o quantomeno di quello proprio ancorato, fermo sulla sua posizione, tanto è vero che il chiodo che resta è proprio quello centrale che punta
a terra. Quindi la prima carta potrebbe a questo punto subire una anche correzione nell'interpretazione che non annulla quello che abbiamo detto, ma che aggiunge qualche sfumatura di significato. Cioè, qui abbiamo costruito qualcosa di molto solido che in realtà nell'oggi è diventata anche questa situazione talmente radicata, ferma a terra, irremovibile, e uno dei due porta avanti proprio il progetto iniziale. Ecco perché poi a un certo punto questa infedeltà, questa specie di tradimento è la sensazione sperimentata da quello che vuole andare avanti con il progetto nel momento stesso in cui ha visto l'altro tornare indietro. Proprio perché avevamo progettato e programmato tutto in un certo modo, resto fedele a quella proposta iniziale, la voglio portare avanti, non ti puoi tirare indietro. Cosa accadrà? E abbiamo gli ostacoli, perché qui vi siete impuntati tutte e due. Cioè, uno dei due è proprio impuntato e non sente ragione. L'altro non vuole perdere la persona che si mostra irremovibile con una autorità che però non è detto non debba essere un'autorità corretta. Qui abbiamo comunque una regina e una regina di bastoni. E l'ostacolo in questo caso è il fatto che ha autorità per poter imporre all'altro, l'altra, di non tornare indietro. Quindi in questo momento ti devi assumere la responsabilità del progetto, che si tratti di lavoro, della casa e della famiglia, che si tratti appunto di sentimento. Non mi puoi lasciare così piantare nasso di punto in bianco, bisogna continuare, indietro sicuramente non si torna, il rischio è quello di rimanere inchiodati nell'oggi, in questa discussione inutile perché nessuno vuole cedere, ma sappi che comunque sempre qui dovrai tornare, sempre con me ti dovrai confrontare. E il confronto non è assolutamente molto pacifico. E infatti eccoci qui. Allora, la carta parla di, potremmo dire, ambiguità e di comportamento duplice di questo personaggio che in fondo non sa quello che vuole. Allora, il sentimento c'è, non lo possiamo mettere in discussione, però quello che le carte mostrano fin dall'inizio è che c'è una dinamica di sudditanza. Abbiamo un sovrano e abbiamo un suddito in questo caso. Quindi, cercando di fare un attimo il punto in modo che possano risultarvi ancora utili, più di quello che magari sono state o magari non sono state utili per niente queste carte, sappiate che innanzitutto è necessario comprendere chi siete dei due personaggi. Se voi siete il sovrano o la sovrana, avete tutta l'autorità a livello karmico per imporre un punto di vista che può sembrare anche autoritario, però in questo caso più che altro è autorevole, perché tutte le carte a monte sono carte di bastoni che comunque vengono a dirci, e questo è un sovrano di bastoni, che voi avete davvero investito tantissimo, ma non solo a livello emotivo, ma proprio concreto. Perché se al lavoro avete investito soldi, avete anticipato, avete fatto per lui, cioè qui si andava tutte e due di pari passo. All'inizio tutte e due completamente concordi e in armonia. Quindi poi alla fine questa forma, per quanto quadrata, in fondo ha anche una sua circolarità, un qualcosa che inizia e che continua ad andare avanti, perfetto, con le sue svolte, però poi alla fine è un qualcosa da cui non si esce, è un contratto. Un qualcosa di solido e stabile. Poi ci siamo leggermente raffreddati, messi così in una posizione parallela, però mai allontanati del tutto. Eppure uno dei due stava facendo dietro front questo personaggio qui. E allora io ti chiamo e ti inchiodo dinanzi la necessità di affrontare il problema e ti mostro che le tue argomentazioni non stanno né in cielo né in terra e dimostro la mia forza nel pretendere da te la cooperazione che mi hai promesso e che mi devi, anche perché poi questo è un cavaliere di coppe che arriva con la sua coppa, i sentimenti ci sono, quindi alla fine, se questa persona indietro non ci torna e questa cosa la mette in chiaro con forza e autorità, è lui, se c'è questa sudditanza e questo legame, a fare di nuovo dietro front. Solo che è una persona molto instabile, a parte che il cavallo in generale è un animale molto sensibile, ma diventa anche piuttosto nevrotico se è sottoposto a stress, e infatti spesso il fantino deve avere anche un'alchimia, un'affinità con il proprio cavallo, altrimenti il cavallo non si lascia governare. Il problema è che questa persona non vi garantisce nessuna
certezza non vi dà e non è affidabile. Cioè, quello che nell'oggi state vedendo e che può essere una premessa per un eventuale esito, visto che qui la situazione è completamente bloccata, un vero e proprio esito non c'è, è che qui dovete prendere in mano la situazione e non si può agire in maniera democratica. Cioè, ahimè, c'è un sovrano che detta legge e deve farlo in maniera illuminata per non essere autoritario ma solo autorevole, perché altrimenti l'altra persona lasciata libera un giorno vi dice una cosa, il giorno dopo ne fa un'altra. E infatti, allora, protezione. In questo caso abbiamo proprio un atteggiamento che apparentemente non vi si confà, ma è necessario per far tornare indietro questo uomo, questa donna che per atteggiamento pavido e anche per stupidaggini sta cercando di abbandonare un qualcosa che invece è molto importante e che potete fare solo assieme. Quindi qui abbiamo un serpente che sembra anche piuttosto aggressivo, pronto a mordere. Ho veleno, non ho paura nell'usarlo, ad utilizzarlo. Per quanto questo uomo, questa donna possa aver sollevato osservazioni circa il suo non farcela, il suo malessere, abbiamo tutto questo sentimento e questo pesce che boccheggia, no? Che sembra non respirare. Però in realtà, ahimè, anche se non vi piace come ruolo, la vita vi sta dicendo: guarda che per impedire che quello che state costruendo possa andare proprio così a monte, possa saltare tutto, che poi in realtà deve andare a compimento questa impresa, devi cercare, dovete cercare, ahimè, di fare il duro, la dura. Cioè, non vi appartiene questo atteggiamento, ma vi tocca assolutamente. Non vuol dire mordere, ma mettere in guardia e sul chi va là il vostro cavaliere, che tende a fuggire e a sollevarsi dai problemi e dalle preoccupazioni. Dovete riportarlo con i piedi per terra, per quanto poi alla fine lui con l'elemento acqua sarà quello che farà il pianto greco. Questo suo non riuscire a farcela, questi suoi dubbi, sono in crisi. Ecco, ve ne dovete altamente fregare della sua crisi perché non è reale, quindi non fate nessun torto a questo uomo, a questa donna. E torniamo ai nostri bastoni e all'indecisione. Ora, l'indecisione potrebbe riguardare entrambi. Voi potreste essere ormai stanche o stanchi, cioè di dover sempre riprendere quasi genitore questo uomo, questa donna. Quindi alla fine è come se stesse sorgendo anche in voi il dubbio del ma mando tutto a monte, chi se ne frega. Però in realtà è una situazione molto positiva, almeno all'inizio. E siete i personaggi giusti per portarla avanti. Adesso cerchiamo anche di aggiungere qualche elemento. Quindi questa situazione di indecisione nell'oggi blocca tutte e due in una condizione che vi fa ristagnare. Però le carte dicono che dovete agire, non potete rimanere ferme, dovete richiamare all'ordine questo uomo, questa donna, assolutamente. Perché abbiamo forse la carta più bella di tutte. E quindi alla fine la riuscita, la vittoria, il completamento, la beatitudine. No, no, non vi potete sottrarre perché per voi è una responsabilità. Cioè, questo sole ha la meglio sulla luna e nell'agire, nell'espandersi, e quindi la lettura è completa, sta proprio scacciando il buio, lo annienta. La luna deve ricordarsi che quella luce che lei riceve viene da qualcuno verso cui ha un debito. Ora, che questo debito sia solo morale, perché poi alla fine voi non chiedete nulla indietro, però a livello energetico esiste e va onorato. Quindi il karma metterà tutte e due nella condizione di non potervi sottrarre al ruolo che vi è stato assegnato, perché è anche conseguenza delle scelte. Vale per lui, ma vale per voi. Cioè, anche la persona che potrebbe lasciar correre, perché quella che perde, non quella che ha vantaggio, non lo può fare. Perché se io sono un sovrano, non posso comportarmi da stagliere. Devo comportarmi come un sovrano e prendere le decisioni di un sovrano e avere le pretese di un sovrano. Perché se esiste una piramide e siamo dislocati in punti diversi di questa piramide, c'è un perché energetico. Quindi non vi potete sottrarre. Quello che le carte mostrano è che vi tocca fare la voce grossa, prendere
però è una persona che portate tranquillamente di nuovo dalla vostra parte. L'unico stress è che sembra quasi che a voi tocchi correre sempre dietro a questa testa matta, testa calda, quello che volete. Fatemi sapere che fatica, ma che state combinando? Che cosa state cercando di progettare, di programmare? Comunque qui voi dovete imporvi. Un grande bacio. Ciao.